E ora andiamo a Varese, dove si trova il nostro inviato Giuseppe Lavenia. Lo abbiamo detto, da lunedì ci sarà un alleggerimento delle restrizioni anti-Covid. Giuseppe, a te la linea. Nelle ore in cui la Lombardia dunque si prepara al ritorno in zona gialla con la riapertura di ristoranti e bar nel rispetto delle norme anti-Covid, proprio in una delle aree più colpite dalla seconda ondata, cioè quella di Varese, dove ci troviamo, un gruppo di medici decide, per sensibilizzare i più giovani, di andare a scuola e rispondere alle domande degli studenti sulla pandemia e sul virus. Lo hanno fatto oggi in un liceo scientifico, c'eravamo anche noi. Allora, in questo momento abbiamo 94 ragazzi collegati, sia dalle classi che dal cartaceo. A marzo avrei avuto più paura di ammalarmi, perché era una malattia proprio molto più sconosciuta. C'è anche chi l'ha provato sulla sua pelle, tra i banchi distanziati del liceo Ferraris di Varese. Dietro la cattedra oggi si siedono i medici che curano i pazienti colpiti dal virus. Buongiorno a tutti anche da parte mia. È il responsabile del reparto Covid dell'ospedale a rispondere alle domande e a chiarire i dubbi degli studenti. Cioè del vaccino, perché mi sembra che si sappia ancora molto poco di questo virus. Chiedono una conferma dell'efficacia del vaccino, si informano sulle cure adottate sui malati gravi. Questa è una delle province più colpite dalla seconda ondata. Se noi invece di dare dei divieti dall'alto spieghiamo, io sono sicuro che questi ragazzi avranno un atteggiamento più consapevole e le violazioni saranno meno. 35 casi su 1.300 studenti anche in questa scuola. Alcune classi sono state messe in quarantena. Le lezioni in presenza sono riprese, ma solo al 50%. I ragazzi in questo istituto sono stati veramente bravi. Hanno collaborato, hanno contribuito ad aiutarci. Una domanda ricorrente: quando finirà la consapevolezza, che ci vorrà ancora tempo? Non si vede la fine, io non la vedo la fine.